Buongiorno a tutti voi che mi seguite da casa, appassionati della Lega Pro. Grazie di essere sempre puntuali per il TG del sabato per la presentazione della giornata di Lega Pro. Siamo giunti ormai alla 30ª giornata di questo fantastico campionato, un campionato che ci ha entusiasmato e che ci farà ancora entusiasmare in queste ultime giornate. Inizia oggi quindi la 30ª giornata con il girone A. Un girone A dove ovviamente a comandare c'è sempre l'Alessandria, 4 punti di differenza sulla Cremonese. La Cremonese però ci crede e deve quindi, è quindi obbligata a vincere tutto il resto delle partite. Entrando nello specifico di questo girone, si può cominciare a parlare di un Livorno che ha fatto soltanto un punto in quattro nelle ultime quattro partite, sconfitta anche ad Arezzo, ma con un gol fantastico di Moscardelli. Forse finora è stato il gol più bello di tutta la Lega Pro di questo campionato, forse dico perché ce ne sono anche altri molto belli che ci sono stati in questo campionato. Quindi un Livorno, dicevo, che ormai l'unico obiettivo che ha è quello di arrivare più in alto possibile. Per un piazzamento migliore nella griglia playoff, un piazzamento ora è stata anche superata dall'Arezzo e quindi quarta in classifica. Urge una vittoria oggi in casa contro la Viterbese. In questo girone ci abbiamo quindi, dicevamo, l'Alessandria che ormai viaggia a ritmi altissimi. Ha battuto anche l'Olbia, un'Olbia che, come sapete, è in crisi piena, 7 sconfitte consecutive per la squadra sarda. Cercherà riscatto oggi in casa contro il Como che in settimana ha, come ben sapete, ha cambiato proprietario e la moglie di Essien ad essere il proprietario del club. Un in bocca al lupo, lei ha già dichiarato l'obiettivo, magari non già da questa stagione ma dalla prossima, e cioè quello di arrivare in Serie B. Quindi i comaschi dovrebbero essere fieri di questa trattativa andata a buon fine. Vedremo però se riusciranno a mantenere questa promessa, la famiglia Essien. Andiamo allora a vedere invece i due Piacenza, Piacenza e Pro Piacenza, stanno andando ormai a gonfie vele verso i playoff. Con il Piacenza che affronterà in casa una Carrarese alla ricerca disperata di punti salvezza. Un Piacenza invece che vuole continuare dopo le 5 vittorie consecutive a sorprendere. Vedremo se riuscirà ancora ad arrivare alla 6ª vittoria consecutiva. Pro Piacenza invece dal canto suo 4 le vittorie consecutive ha espugnato domenica scorsa, sabato, sì, domenica scorsa, no, scusate, sabato, anche il campo della Viterbese. Nel finale, anche se la Viterbese non meritava la sconfitta. Comunque, il Pro Piacenza che ormai viaggia a ritmi playoff, cercherà ancora un'ennesima vittoria in casa della Lucchese, ma al Porta Elisa non sarà così semplice. Una mia previsione sulla partita è un bel pareggio in questa partita, se volete. Quindi, dicevamo dell'Alessandria che ormai è spedita verso la Serie A, scusate, verso la Serie B. E oggi andrà in campo a Siena, una Robur Siena rinnovata dalla vittoria di Livorno, gasata dalla vittoria di Livorno di 2 settimane fa. Un Siena che comunque molto altalenante, se vuole aspirare a un posto playoff, secondo me dovrebbe cominciare a inanellare una serie di successi. Non può vincere una partita contro una grande squadra e poi perdere in casa contro una piccola. Serve un filotto di 4-5 risultati, 5 risultati utili consecutivi, almeno 4 vittorie. Vedremo alla fine dove potrà arrivare questo Siena, che comunque è molto ambizioso, come avevo anticipato l'anno prossimo. Sicuramente farà una squadra di vertice e punterà dritta alla Serie B. Allora, concludiamo quindi questo girone. Passiamo al girone B, dove vi parlo della crisi dell'Ancona. È un'Ancona che ormai è ultima in classifica. Troppe le sconfitte negli ultimi tempi. Ha fatto punti soltanto contro la Sant'Arcangelo in casa, uno scialbo 0-0. Per fortuna per lei, però, non corre neanche il Teramo. Alla terza sconfitta consecutiva, perde anche a Bergamo contro l'Albino Leffe.
1-0 e il Teramo è ultimo a pari punti con l'Ancona. Il Fano invece che con le ultime due vittorie consecutive, una delle quali ad Ancona nello scontro diretto e poi in casa contro la Feralpi Salò, fa visita al Parma che ormai ha 7 punti di distacco dal Venezia dopo il clamoroso pari a Mantova. Era molto difficile infatti andare a vincere, ve l'avevo anche detto nello scorso video, e così è stato. È finita 1-1 a Mantova e quindi il Venezia scappa a più 7. Nocciolini al Parma non basta, la pareggia Marchi a 10 dal termine. Il capolista, quindi Venezia, che ormai si può dire un passo dalla Serie B, fa visita a un Bassano in piena crisi. Non è bastato il cambio tecnico, il Bassano continua a perdere. Sono ormai arrivate addirittura a 5 le sconfitte consecutive. Urge un cambio di marcia se si vuole puntare almeno ai playoff, anche se ormai la distanza dal Sant'Arcangelo, che è undicesima, sono comunque 4 i punti di distacco, e quindi per il momento il Bassano entrerebbe di gran lunga nella rincorsa ai playoff, ma potrebbe non bastare perché con un decimo posto in classifica, come sapete, deve giocare fuori casa contro la terza e sarà veramente difficile andare a vincere. Quindi in questo girone, oltre a queste due partite, vi volevo dire del Padova che dopo il pareggio di Reggio Emilia torna alla vittoria in casa contro a Leoganeo contro il Sant'Arcangelo 2-0 e si mette a un solo punto dal Parma e quindi cercherà di arrivare almeno seconda per evitare i preliminari dei playoff e quindi arrivare direttamente ai quarti. Un Pordenone che comunque poi abbiamo a 5 punti farà visita all'Ancona che, come detto, è in crisi piena societaria. Si è dimesso Pagliari al suo posto de patre e cercherà come può di far uscire dalla zona, dalle sabbie mobili l'Ancona, un'Ancona che tra l'altro non sta pagando gli stipendi a detta della la società ha smentito. Ma sono in arrivo punti di penalizzazione per l'Ancona, così come per il Messina e per la Maceratese. Entro fine campionato dovrebbero avere almeno un punto di penalizzazione. Vedremo che cosa deciderà alla fine cosa deciderà alla fine il giudice sportivo. Sta comunque bene invece il Pordenone, che è tornato alla vittoria contro il Südtirol 1-0 in casa e adesso grazie alla crisi dell'Ancona potrebbe ancora vincere e accorciare sul Padova, che avrà una trasferta difficilissima a Modena. Si è fatto sentire in settimana anche Capuano, che si sente danneggiato dopo la sconfitta di Venezia di domenica scorsa. Non sarà facile per niente contro un Modena alla ricerca disperata di punti salvezza per evitare i playout. Un'ultima considerazione su questo girone va fatta all'Albino Leffe, che è tornata finalmente alla vittoria, dicevamo, in casa 1-0 contro il Teramo, e per sperare ancora i playoff c'ha questo scontro in trasferta a Bolzano, al Druso di Bolzano contro la Südtirol. Deve cercare di fare punti e consolidare questo nono posto, almeno potrebbe anche superare la Feralpi Salò, che è anche un andamento veramente altalenante. Ne vince una, ne perde l'altra. Soprattutto la Feralpi Salò penso che abbia una buona squadra che sicuramente riuscirà a centrare i playoff, ma per andare avanti serve ben altro. Comunque già un posto ai playoff sarà stato un buon piazzamento, un buon raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. E così possiamo direttamente andare al girone C, il girone C che vede il Melfi, la regina della giornata scorsa, dopo aver battuto a domicilio al Cibali il Catania, batte in casa il Catanzaro. Il Melfi che comunque adesso ha superato la Vibonese di un punto e crede alla salvezza. Sono contento per Aimodiana che quindi ha centrato due vittorie da quando è arrivato. Aveva perso solamente in casa contro la Paganese, anche male 0-4 il suo esordio. Poi sono arrivate queste due vittorie che mettono in corsa il Melfi almeno
i playout. Ricordiamo che ci sono stati anche episodi di violenza in questa settimana, sia ad Ancona i giocatori sono stati picchiati in allenamento, sia a Catanzaro dove i tifosi sono entrati addirittura in campo per picchiare i propri giocatori dopo la sconfitta contro il Melfi. Sono cose che non dovrebbero succedere, ma purtroppo succedono sempre più spesso, soprattutto in queste categorie. E credetemi, io che seguo anche l'eccellenza, la promozione, è sempre peggio, più si va in basso e più è peggio. Quindi parliamo allora della big match di giornata, c'è Foggia-Lecce, un Foggia che in caso di vittoria si metterebbe ormai a 4 punti da Lecce e potrebbe veramente mettere una seria ipoteca per la Serie B. È uno scontro dove il Lecce non può assolutamente perdere, il Foggia anche in caso di sconfitta comunque nulla sarebbe perduto. Per il Lecce invece si tratterebbe di quasi un addio per il sogno promozione diretto, andrebbe a fare comunque i playoff. Torna alla vittoria il Matera dopo 5 sconfitte consecutive in campionato, batte in casa la Regina 2-0. Un Matera che ormai è orfano di Infantino da tanto, allora ci pensano Di Lorenzo e Negro su calcio di rigore a battere la Regina. Una Regina che ha uno scontro diretto importantissimo in casa contro la Vibonese, che come avevo detto è stata superata adesso dal Melfi. La Vibonese deve assolutamente vincere dopo aver battuto la Virtus Francavilla in casa 2-0. Va a Reggio Calabria per andare a vincere. L'ultimo applauso di questo girone lo volevo fare al Siracusa che a metà del campionato, meno di metà del campionato all'andata era ultima in classifica, adesso addirittura in pienissima zona playoff con 4 vittorie consecutive, ultima quella in casa contro il Fondi nello scontro diretto di playoff, un Siracusa che adesso va ad Andria per un altro scontro diretto. Non me ne vogliono quelli di Siracusa, ma penso che stavolta la serie di vittorie consecutive si fermerà ad Andria. Io prevedo un pareggio in questa partita o al massimo una vittoria dell'Andria e ne parlerò dopo per i pronostici. Un Catania invece che è addirittura fuori dalla zona playoff affronterà la Paganese 2 punti più sotto. Un Catania che deve quindi cominciare a vincere dopo le 2 sconfitte consecutive. Una si poteva anche aspettare a Lecce domenica scorsa, ma quella casalinga con il Melfi fa veramente male. Il Catania deve al più presto tornare a vincere. E l'ultima considerazione di giornata per la Juve Stabia, che ormai nelle ultime 8 partite ha vinto soltanto a Vibo Valentia in casa dell'ultima in classifica. La Juve Stabia quindi che ha gettato la spugna. Altra sconfitta in casa contro la Paganese, i tifosi insorgono, ma allo stesso tempo sono rassegnati. Ormai la Juve Stabia deve cercare di consolidare almeno il quarto posto perché la Virtus Francavilla è un punto soltanto sotto di lei. Bene, spero che queste notizie che vi ho dato vi possano essere utili al fine di vincere qualche scommessa. Io vi dico le mie e poi fate un po' voi. Quindi le mie scommesse di giornate sarebbero Parma-Fano 1, Lucchese Propria Cenza 1x, Ancona Pordenone 2, Regina Vibonese 1, Fidelisandria Siracusa 1x, e Livorno Viterbese 1. E infine, se vi piace la quota buona, Fondi Casertana 1. Da me è tutto, una buona giornata, buon campionato. Al prossimo video per la 31ª giornata. Buon campionato a tutti, arrivederci.